un attimo perché non sai ancora cosa succederà domani? Domani alle ore 16 aprirò il mio nuovo server Minecraft dove tutti voi potrete giocare insieme a me e il mio amico Zixon. Una nuova modalità dedicata solo a noi. E se vuoi avere un grande spoiler, guarda cosa ti sto per far vedere. E mi raccomando, ti aspetto domani, scrivi nei commenti se ci sarai e buona visione. Zixon, fermati! Non mi prenderai mai! Ma che diavolo! Ridammi ciò che è mio! Aspetta, Marco, prima guarda là! Cosa diavolo ci fa una caverna qui? Non lo so, ma io voglio andare avanti! Ma che... Questo non è normale! Da dove arriva questo portale? Sì, dovremmo far... Ben arrivati! Vi stavo aspettando! Che diavolo sei tu? E cosa vuoi da noi? Solo questo. Aiuto! Che bella giornata quest'oggi, sono super felice, volete sapere perché? Perché effettivamente è venuta a vivere qui nella città una nuova ragazza che non avete conosciuto, ovvero Chiara. E quindi effettivamente voglio un po', ecco come dire, far rivedere casa mia. E poi sto aspettando che la stanza elementare, quindi il campo dove ci sono tutti gli altri ragazzi per andare a giocare insieme, conoscersi e fare nuove amicizie, mi dovrebbe accettare il prima possibile. Non vedo l'ora, così posso tranquillamente passare tutta l'estate fuori da questo villaggio che mi sono assolutamente stancato. Anche se è una bella villa, ma va bene, non c'è più nessuno. Quindi fammi andare a chiamare Chiara in modo che gli voglio far vedere tutta quanta la mia casa. Chiara, ci sei? Tutto bene? Come stai? Ah, sto bene, stavo guardando un documentario, niente di che. Ok, in realtà essendo che sei appena arrivata in città, volevo farti vedere la mia casa, perché ancora non ti ho fatto vedere nulla e tutto quanto. Ti piacerebbe, no? Sì, che mi piacerebbe. Ok, allora vieni, vieni, vieni. Allora, è la prima volta per te nella città, intanto come ti sembra? Figa, no? Guarda lì il mare, c'è la spiaggia, tutto quanto, come ti sembra? La città in realtà è davvero accogliente, mi piace molto. Perfetto, ma ancora non hai visto casa mia, fidati, vieni, vieni, guarda qua, una bella villa sul mare. Questa è casa tua? Questa è casa mia, certo. Ma è enorme. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Ti faccio vedere, qui c'è il mio divano per vedere Netflix. Guardi Netflix, guardi serie TV, film? Beh, sì, molto spesso, quando non ho niente da fare. Ok, perfetto, bene, bene, bene. Qui c'è la cucina, vieni che te la faccio vedere. Dimmi che te ne pare, c'è un sacco di roba, guarda qua. Ma è grandissima, c'è un sacco di cibo da mangiare. Esatto. No, 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 dopo in caso... Sembra così gustoso. No, dopo andremo a mangiare qualcosa, non ti preoccupare. Vieni qui sopra che ora ti faccio vedere la parte ancora più bella dove c'è praticamente la mia postazione da gaming e tutto il resto. Voilà, guarda che figata, vieni qui. Non far caso alla pizza che è avanzata ieri sera, però ecco, non ti preoccupare. Ma è fantastica. Esatto, qui gioco Minecraft, Fortnite e tutto il resto. E poi qui dormo e basta, ti prego non mi rubare la postazione. Qui c'è il bagno, è finita, questa è la mia casa. Com'è questa casa? Ti piace, no? È veramente, veramente bella, mi piacciono molto i colori. Perfetto. Se proprio vuoi, guarda, essendo che invece di vivere nell'altra casa puoi trasferirti qui in casa mia per qualche giorno se ti fa piacere. Se non è un problema. Va bene, per il momento diciamo di sì, poi vediamo. L'importante è che mi fai da mangiare tutti i giorni e poi ci siamo. Non ti preoccupare, ci penso io. Allora Chiara, che intenzioni di fare adesso? Ti dispiace se mi metto a guardare un film? No, va bene, vai, guarda pure. Allora facciamo così, te mentre guardi un film io posso andarmi a fare una passeggiata con una bella giornata, ti va bene? Ok, a dopo. Va bene, ci vediamo dopo. Perfetto ragazzi, direi che in questo modo lei si sta guardando un film, io mi vado a fare una bella passeggiata sulla spiaggia e ci siamo. Oh mio Dio, no, 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 no. Che diavolo è che sto vedendo qui? Perché c'è il nostro padre? Perché diavolo vuoi? Ehi, ma perché sei qui? Ehi Marcus, ti stavo cercando. Che ci fai qui in giro a quest'ora? Volevo andare a fare una passeggiata, ecco. Non posso andare, scusami. No, 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 no. Devi stare assolutamente dentro casa. Col cavolo che esci fuori. Assolutamente dentro, via. Ma scusami, ma perché non posso farmi una passeggiata? Che cosa ti cambia a te poi? Ma guarda te, maledizione. Ho detto dentro casa. Sei ancora piccolo per uscire. Sono ancora piccolo, ma ho 18 anni. Va bene, vado dentro casa, ok? Ho capito, eh. Non serve così le cattive maniere con quella bacchetta, hai capito? Io faccio quello che è meglio per te, ho capito? Quindi vai dentro casa e vai a studiare. Anzi, ora ti staccherò anche il PC. Ah, sì pure? Ah, oh, mamma mia, senti, voglio andare a parlare con Chiara e gli voglio raccontare tutto quanto. Guardati sto maledetto. E poi sappi, ecco, che effettivamente a me deve arrivare la lettera dal campus estivo. Ti ricordi il campo elementale? No, proprio quello lì dove voglio andare lì e godermi la mia vacanza. Non c'entra assolutamente, ho detto. Vai in casa. Ok, va bene, mamma mia. Ma perché io mi chiedo? Tu rimani a guardare il film. Ah, non ci posso credere, non ci posso credere. Io
io me ne voglio andare al campo alimentare per passare la mia estate, ovviamente. Diversa invece no, non devo fare nulla, devo stare per forza dentro casa. Guarda te sto maledetto, ora ci penso io. Devo trovare un piano assolutamente per andare in questo campus. Forse dovrò parlare con Chiara, fammela andare a chiamare. Chiara, allora devo dirti una cosa importantissima. Che è successo? Allora, semplicemente c'è il nostro padre, cioè nel senso più che altro mio padre, perché facciamo finta che tu sei mia sorella, perché sennò non potresti stare in casa mia. Ci sono delle regole un po' rigide, ecco. E quindi io, sai, ecco, dovevo andare al campus estivo, lui non mi ci vuole mandare. C'è un problema, ci voglio andare a tutti i costi. Come diavolo posso fare? Mi potresti aiutare? Fammici pensare, potrei distrarlo? Potresti distrarlo in qualche modo? Sì, potresti distrarlo in modo che io posso prendere e scappare e andarmene via, perché veramente non ci voglio più stare qui. Voglio passare, adesso che sta iniziando l'estate, voglio passare un'estate diversa. Quindi se mi aiuteresti, beh, ti ringrazierei, ecco. Ti posso provare? Ok, allora, teoricamente dovrebbe essere davanti casa o comunque da qualche parte. Tu vai lì, prova a parlare, io provo a girare dietro casa. Esco da dietro, ok, va bene? Non farti beccare. Ok, ci provo, vai, tu vai a parlare, tanto si dovrebbe trovare lì. Vado. Perfetto, Chiara dovrebbe star parlando proprio con nostro padre. Perfetto. Ora, quello che posso fare io è uscire proprio da dietro senza che mi becca. Finalmente posso andare in questo campus estivo. Ok, piano, non devo far rumore, maledizione. Ok, piano, devo andare da questa parte, tanto teoricamente non dovrebbe vedermi, no? Mi hai visto. Ok, per favore, non mi vedere. Oh, che diavolo ci fai qui dentro casa? Subito, forza. Ok, non volevo scappare, stavo andando. Vado subito a casa. Scusami. Oh, maledizione, non ha funzionato il piano. Ok, non mi devi picchiare, però, maledetto. Va bene, devo trovare un altro piano. Non ci posso credere. Chiaro, dove diavolo sei? Marco, ho visto tutta la scena, ti sei fatto beccare. Lo so, ma ho capito. Io ci ho provato in tutti i modi a non farmi beccare, ma mi ha visto. Mi ha pure picchiato quel maledetto. No, non ci volevo. Senti, hai altre idee? Non ne posso più. Io non voglio uscire da questa casa, veramente. In realtà, ora che ci penso, io ho una stanza segreta dove potremmo nasconderci. Aspetta, ma è qua vicino? Sì, è qua vicino. Ok, però c'è sempre il fatto che dobbiamo uscire dalla casa senza farci beccare dal padre. E questo... hai idee di come possiamo fare? Potremmo scappare dalla porta sul retro. Quindi dici da qui dietro? Ma io già ci ho provato. Allora facciamo così. Vedo un attimo dove si trova lui e in caso tu metti di qui, ok? Appena ti do il via possiamo correre. Mi dovresti solo dire dov'è questa stanza. È verso di là. Ok, perfetto. Allora vado un attimo a vedere dov'è nostro padre. Vediamo subito. Allora fammi vedere. Ok, è qui sotto, seduto sulla panchina. Tanto non ci vede. Tu mi hai detto che la stanza segreta è verso quella parte, giusto? Esattamente. Ok, quindi piano scendi senza farti vedere, per favore, Chiara, perché... Ok. E adesso corriamo da questa parte. Corri veloce. Tanto non ci dovrebbe vedere. Ok, perfetto. Ci dovrebbe essere una trapdoor nascosta. Dovremmo premerla. Ok, precisamente dove? Eccola qua. Quale sarebbe? Ok, perfetto. Quindi scendiamo. Perfetto, Chiara, vieni, buttati, tanto c'è l'acqua e dovremmo essere al sicuro. Ok, perfetto. Wow. Ok, allora qui potremmo costruirci le nostre stanze, no? Siamo al sicuro. Di spazio ce n'è. Di spazio ce n'è, esatto. Poi c'è una zona rosa e una zona rossa. Ma hai fatto tutto sto coso? Ti piace? Sì. Molto figo, va bene. C'è una cassa. Aspetta. Wow, ci sono anche le creative key. Non ci posso credere. Quindi, Chiara, teoricamente con queste creative key possiamo andare in creative e costruirci la nostra base segreta e a posto, no? Sì, perfetto. Allora, facciamo in questo modo. Io vado da questa parte, dove è lì, e poi ci vediamo una volta che abbiamo finito le nostre basi, ti va bene? È una sfida, a quella più bella. Va bene, possiamo far così, ok? L'importante è che non ci becca nostro padre, tanto non credo, siamo sotto terra, sotto la strada, non no, ci beccherà non mai, no? Arrivare. Perfetto, allora ci becchiamo dopo, ok? Buona fortuna. Quindi posso andare ad attivare direttamente la creative key. E voilà, siamo in creativa, andiamo a prendere la nostra bacchetta magica. E per non farci spiare da Chiara, ho intenzione di fare una bellissima cosa in questo modo, in modo che lei non può vedere me e io non posso vedere lei. Perfetto. Qui ovviamente andremo ad alzare in questo modo con della pietra prima di iniziare la nostra stanza bellissima elementale, perché effettivamente ci sarà una stanza con dei superpoteri. Il mio superpotere sarà il fuoco, ovviamente. Possiamo andare semplicemente andare a mettere, fammi vedere. Sì, possiamo fare una bella cosa, ovvero intanto sistemare le pareti. Guardate qui cosa faccio. Un bel comando di questo tipo con della red concrete, un bel magma block e in poi dell'orange concrete, che secondo me è ottimo. Perfetto, voilà, guardate lì, esatto, proprio un colore che si avvicina al fuoco. La stessa cosa vado a fare proprio da questa parte. Voilà, la mia stanza deve venire super bella. E ultima, come cosa andiamo a farla qui? Ma già che ci sono, vado a farlo anche come soffitto. Ma sì, dai, tanto deve essere stanza del fuoco, quindi voilà, andiamo a fare l'ultimo comando, anzi l'ultima magia. Guarda che bello!
E ora per andare avanti ho bisogno di prendere e fare un mini quadrato da qualche parte, quindi una mini entrata, e posso farla qui esattamente. E ovviamente non con questa concrete, bensì posso prendere la black concrete, che ovviamente è molto molto più bella, esattamente, in modo che andiamo anche a spezzare un pochettino il colore. Voilà, perfetto. E andiamo a metterla fino da questa parte. Andiamo a chiudere in questo modo. E ovviamente dobbiamo andare ad alzare. Però voglio fare una cosa molto più bella, quindi andiamo giù magari di qualche blocco, non di troppo, anche in questo modo va benissimo. E andiamo a togliere tutto quanto il pavimento, perché ora farò una cosa molto più bella. Esattamente. Ed essendo che il nostro potere è proprio il potere della lava, vado a mettere un bellissimo strato di lava in questo modo. E più sopra, quindi di un blocco, vado a mettere del vetro rosso. Esattamente, proprio in questo modo. Voilà, vetro rosso bello posizionato. E ora voglio farci proprio tutta quanta la zona delle armature, quindi andremo a mettere una cosa di questo tipo. Le armature devono essere super super potenti, e a distanza di due dalla fine ne vado a mettere un'altra, quindi lasciamo due, e vado a mettere un'altra cosa di questo tipo. Voilà, perfetto in questo modo. Ora voglio andare ad alzare anche magari dietro. Voilà, proprio in questo modo. Ora facciamo una cosa di questo tipo da tutte le parti. Ho bisogno di recuperare delle armature super potenti, perché se verrà il nostro padre cattivo, comunque dobbiamo anche difenderci. Ecco, ok, andiamo a prendere prima di tutto degli armor stand proprio da questa parte. Ne metteremo uno qui bello posizionato, uno qui, un altro bello posizionato, e infine un altro qui. Voglio andare a mettere ovviamente una bellissima protezione 4 su tutta l'armatura, e dobbiamo mettere più cose possibili, quindi una bella protezione 4, poi un bel mending, quindi la rendiamo anche indistruttibile. E infine direi che ci siamo, quindi voilà, guarda che bella armatura rossa. Sì, proprio in questo modo. Esattamente. Io ho bisogno anche di preparare delle armi, ma poi a quello lì ci penseremo. Ovviamente già ho un'idea, secondo me potremmo utilizzare proprio questa spada rossa e anche questa qui, che è una delle migliori. E per ultima anche, fammi vedere, una bella spada di rubino. Perfetto, perfetto, perfetto. Ma le armi le metterò un attimo da parte, perché dovremo pensarci dopo. Prima devo concentrarmi a finire questa stanza, perché ovviamente non posso lasciare questa stanza così, ecco, come dire, scoperta. Quindi andremo a chiuderla proprio in questo modo, con black concrete assolutamente. E andremo a prendere proprio questo blocco, questo blocco a forma di trapdoor, così io posso scendere e salire ovviamente quante volte voglio. Prendiamo anche delle scale belle in ferro, che mi permetteranno di scendere e salire. Però forse la trapdoor a questo punto la andrei a mettere non qui da questa parte, perché è un po' scomodo, la vado a mettere proprio dove c'è la scala. Voilà, in questo modo, perfetto. Qui chiudiamo con la black concrete e siamo tutti belli sicuri, quindi questa sarà la nostra stanza perfetta. E ora sì che ci possiamo dedicare ovviamente alla costruzione delle armi, quindi alla preparazione. Metteremo tante di quelle armi. Bene, bene, bene. Iniziamo a posizionare tutte le nostre armi. Guarda qui quante armi ho. Benissimo, e ho ancora le altre, non vi preoccupate. E ora non rimane altro che riempire ovviamente anche questo qui con altre spade, queste qui, voilà, perfetto. E ora qui ci metteremo tutte le armi belle potenti, ovvero queste armi qui. Guardate qui, queste sì che sono vere armi. Le vado a prendere tutte, ovviamente le devo potenziare una ad una. E ora sì che inizia il divertimento, non vedo l'ora. Mettiamo questo qui, perfetto. E vado a recuperare anche dei coloranti, perché voglio le armi rosso fuoco, probabilmente come la mia stanza. Quindi prenderemo della redstone e prenderemo anche del colorante rosso, e andremo a creare tutte queste armi rosse da mettere tutte qui. E infine ho bisogno anche di proiettili, quindi prendiamo una cesta, magari una sola cesta, è un po' bruttina, un po' vuota. Possiamo prendere questo baule, anzi lo voglio proprio un royal baule, baule per i re. Lo andremo a posizionare qui vicino e andremo a riempire ovviamente con delle munizioni. Ma prima dobbiamo creare tutte le nostre armi belle rosse fuoco. Tutte le armi sono belle pronte, andremo a posizionare proprio qui, guarda qua. Benissimo, rimane solo un'ultima arma che potrei utilizzare, fammi vedere. Questo salto potenziato, andremo a mettere tutti i potenziamenti, perfetto. Oh, ora sì che ci divertiremo, anzi posso mettere questo. Lo andremo a posizionare proprio qui. Andremo a fare un bel rifornimento di tutte le munizioni ovviamente nella cassa, perché è l'unica cosa che ci servirà poi per difenderci, con granate e anche ovviamente granate stun, che ci ovviamente accecheranno la vista. Quindi queste qui ora le andremo a togliere. Una cesta piena, un'altra cesta piena, questo lo possiamo anche lasciare. Abbiamo armatura, abbiamo armi, abbiamo ovviamente la nostra base segreta con la trapdoor sotterranea che ci porterà nella zona più bella. E già che ci sono, che fai, non la preparo una bella scrivania? Assolutamente sì, fammi rompere qui così posso piazzare la mia bellissima sedia. Andremo a chiudere ovviamente il soffitto, e qui ci voglio prendere il mio bellissimo computer con il monitor, computer, tutto quanto. E già che ci sono, che fai, non la prendi una bella switch? Ma sì, dobbiamo prenderla per forza, quindi fammi recuperare la switch, perfetto. Un bel ventilatore che tira verso di me, che non si sa mai, magari fa troppo caldo qui sotto perché c'è ovviamente anche tantissima lava. E infine un computer portatile, che posso andare a creare un altro baghettino qui con computer portatile, una bella pizza, e ovviamente non si sa mai, questo qui è sempre comodo. Esattamente, perfetto. Direi che
ci siamo, la nostra stanza è bella al sicuro. Ma aspettate, 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 perché le stanze elementari comunque hanno dei poteri di fuoco. Esattamente, io ovviamente ho poteri di tutta l'armatura e di tutte le armi ovviamente super esplosive, ma ho bisogno di creare una bella cascata di lava per far vedere che ovviamente il fuoco è reale. Esattamente, quindi andremo a prendere della lava qui, andremo a mettere questi reattori di lava, voilà, 1 e 2. Guardate che figata. Ora sì, anche qualche sfera qui intorno, giusto per far vedere che la nostra stanza, beh ecco, non ci si può scherzare, perché guardala, tutte queste sfere che ovviamente ci difenderanno, e in più la nostra bellissima armatura, perché abbiamo sia l'armatura di scorta belle rosse, sia l'armatura infuocata che ora andremo a sistemare. Qui voglio una bella cascata di lava che scende giù e arriva proprio qui vicino a queste sfere di lava. La mia armatura infuocata è ovviamente pronta, e anche questa l'abbiamo, voilà, la nostra stanza al completo. Non rimane altro che mettere anche dell'altra lava da questa parte, perché ovviamente non si sa mai, è sempre comoda. Quindi andremo a mettere altra lava qui, togliamo ovviamente così, perfetto, aggiungiamo delle piccole sfere di lava, voilà, benissimo. E ora dobbiamo solo aspettare che la lava scenda, magari ne mettiamo un altro po' qui così per aumentare il flusso, e voilà, la nostra stanza elementare è pronta con tutti questi superpoteri, siamo al sicuro. E ora non mi rimane ovviamente che andare a vedere la stanza di Chiara, quindi speriamo che abbia fatto una stanza molto molto potente. Quindi buttiamo giù il muro. Allora Chiara, come procede? Ho visto che hai fatto una bella base, no? Allora ti mostro la mia base per primo. Ok, vediamo. C'è un giardino molto molto carino, con i fiori, con l'erba, prato fiorito, insomma c'è tutto. Ok, vedo un parkour qui. C'è un parkour che ti permette di passare sopra la piscinetta e che ti porta in quel posticino sopra le rocce dove ci si può riposare. Perfetto. E poi vedo un portale con tutti dei cristalli intorno. A cosa serve quel portale? Stai attento a toccarlo, perché ti dà dei poteri speciali. E quali sarebbero questi poteri speciali? Lo scoprirai soltanto entrandoci. Ok, ho capito. Allora aspetta, voglio farti vedere anche la mia base, perché ovviamente tu mi hai fatto vedere la mia. Comunque una bella base. Sono curioso dei poteri speciali, ma poi li vedremo. Vieni da me, la mia è molto bella, eh. Guarda qui intanto queste sfere di lava che ho posizionato. Sono tutte luminose. Esatto. E poi qui c'è un'entrata segreta, proprio come hai fatto te. Vieni, che ti porto ovviamente nella stanza dove ci sono tutte le armature super potenti e armi. E una mini postazione, perché non si sa mai, ecco, capito, voglio giocare al PC. Che te ne pare? Io avrei un attimo paura a stare in questa base, perché non hai paura di farti male? No, ma perché devo farmi male? Tranquilla, anzi è super sicura. Comunque ce l'abbiamo fatta, quindi torniamo sopra, vieni. Perfetto Chiara, quindi direi che possiamo andare via. No, no, no. Che diavolo ci fai qui? L'ho scoperto. Torno subito in casa, maledetto. Aiuto, aiuto, sì, sì, torno subito in casa. Scusami, scusami, mamma mia. Ai, 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 non mi picchiare. Ok, vado in casa Chiara, direi che è il momento di andare in casa. Dobbiamo anche muoverci. Allora Chiara, mi sa che la nostra missione è fallita. Ci ha beccato e non dovevo andare proprio in questo modo. Secondo me perché non abbiamo chiuso l'entrata. Anche per me. E comunque la base l'hai fatto tu, quindi dovrebbe essere colpa tua. Tu dovevi chiudere l'entrata, l'abbiamo lasciata aperta quando siamo entrati. Non darmi delle colpe che non ho. Mamma mia, e ora siamo costretti a rimanere qui per tutta l'estate per colpa tua, assolutamente. Oh, maledizione, mi devo sempre... Oh, che diavolo sta succedendo? Aiuto! No, 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 via, 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 mi sta cercando di ammazzare. Devo scappare, devo scappare, devo scappare.